Seconda corsa in programma, tutto pronto, partiti i cavalli dell'handicap sui 1000 metri in pista dritta per 3 anni. Leggero controtempo, Don't Stop Dancing, il più veloce all'interno è proprio Forza Abruzzo che si arrocca la corda. Seconda posizione occupata invece da Adelinda che ha al suo esterno True Motion. Questi tre che hanno dato vita a un parzialone veramente brillante nella prima fase. Seconda linea formata da Avalonena, poi Argovia che ha al suo esterno Zingaro, mentre rimane un pochino più attardato Don't Stop Dancing. Primi 400 metri percorsi così velocemente, Forza Abruzzo ancora al comando nei confronti di Adelinda, True Motion che ci prova dal centro la pista, Argovia che deve trovare lo spazio e stessa cosa Avalonena dal centro la pista, ci prova Zingaro che prova a sferrare l'attacco, ma Avalonena ha trovato un ottimo varco in due tempi di galoppo, salta addosso a Forza Abruzzo. Questi due che si staccano con Forza Abruzzo all'interno di Avalonena che cerca l'avversario, Avalonena che passa decisa al comando, Forza Abruzzo prova a resistere ma Avalonena se ne va per proprio conto e vince bene nei confronti di Forza Abruzzo e per il terzo Zingaro. Vince dunque il top weight della competizione, nonostante terreno pesante, troppo buone le categorie affrontate in precedenza. Vince regalando la doppietta ad Antonio Fresu, il training è quello della Endo Bottigalopp, i colori sono quelli della razza latina, 3,08 la sua quota per il vincente, nonostante fosse al rientro da 100 giorni circa, batte Forza Abruzzo, quindi 1,3 e per il terzo posto Zingaro, 1,37 è l'ordine d'arrivo ufficioso e probabile per Avalonena, era la vittoria numero 2 in carriera. Dalla nostra postazione è tutto.